Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi sveleremo cosa sta drammaticamente succedendo a Chiara Ferragni durante questo suo lunghissimo periodo di crisi. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Chiara Ferragni ha affrontato uno scandalo che ha avuto un impatto negativo sui suoi affari, generando incertezza economica per le sue imprese. La massa di follower ha lasciato il suo profilo social, e il marchio Chiara Ferragni ha iniziato a mostrare segni di declino, con speculazioni sulla fine del suo impero. Nel cuore di Roma, i prezzi dei prodotti a marchio Ferragni sono stati drasticamente ridotti, segno di una possibile strategia per stimolare le vendite in un periodo di crisi. Nonostante i ribassi in negozio, i prezzi sul sito web del marchio rimangono elevati, suggerendo una discrepanza tra la strategia online e offline. Affari Italiani riporta che il punto vendita romano rischia la chiusura e il personale è stato informato di possibili scenari futuri, inclusa la riduzione dei dipendenti. La crisi che affligge il marchio Ferragni sembra aggravarsi, sollevando dubbi sulla sua capacità di ripresa economica. La situazione attuale pone interrogativi sulle strategie future del marchio e sulla direzione che prenderà per superare questo momento difficile. L'industria della moda, notoriamente volatile, potrebbe offrire alla Ferragni opportunità di rilancio attraverso innovazioni o collaborazioni strategiche. La resilienza del marchio verrà messa alla prova nei prossimi mesi, con la necessità di adattarsi rapidamente alle mutevoli preferenze dei consumatori e alle condizioni di mercato. La storia di Chiara Ferragni, da influencer a imprenditrice di successo, è ora a un bivio, con la comunità che osserva attentamente per vedere se e come riuscirà a navigare attraverso questa tempesta. E tu cosa ne pensi di Chiara Ferragni e del suo marchio? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.